Forza, non perdiamo altro tempo. Ok, che c'è? JD, non sappiamo che c'è là sotto. Nemmeno sappiamo cosa siano queste cose. Se devo entrare in un mare di merda, voglio almeno sapere quanto è profondo. Guarda, Del, se hai paura... Non venirmi a parlare di paura. Ora non so nemmeno in che tipo di mare nuotiamo. Quando volevi lasciare COG, ho detto qualcosa. Ho detto qualcosa! Non l'hai fatto. Perché mi fidavo di te. E adesso devi fidarti di me. Mio padre è ancora vivo e sta là sotto. Ok. E tu? Beh, siamo arrivati fino a qui. Non possiamo fermarci ora. Allora, Del, funzionerà? Forse, voglio dire, la vecchia tecnologia COG era fatta per durare, quindi dovrebbe avviarsi. Bene, allora troviamo la stazione di controllo e facciamolo partire. Ecco! Ma è una buona idea attivare questo? Cioè, sul serio, guardatelo. Che strano, hanno lasciato un fabbricatore qui. Ah, mi chiedo se funzioni ancora. Capito! Andiamo, siamo a cavallo. Sì, ottimo, abbiamo acceso le luci. E allora perché non è partito il motore? Bella domanda, mancherà carburante. Proviamo a passare al serbatoio di riserva. Ok, come possiamo farlo? Dall'altra parte, sul ponte inferiore. Ci penso io. Resto qui, lo accendo quando hai fatto. Bene. Odio quelle cose. Siamo a posto, accendilo! Non andrà. Ecco fatto. Andiamo giù. Te lo ricordi che ci stiamo addentrando in un nido gigante di mostri, vero? Beh, devo ammettere di essermene quasi scordato per l'entusiasmo. A proposito di mostri... Abbiamo un fabbricatore, no? Fortifichiamo il ponte di controllo, è difendibile, proteggiamo i punti deboli. Sì, va bene, mi hai convinto a difendibile. In ogni caso saremo come pesci in un barile su questa piattaforma. Pesci in un barile? Sì. Scusa, è un modo di dire. Ok, che cosa vuol dire? Ah, è una situazione subottimale con scarsa mobilità e strumenti limitati. Ah, come al solito, quindi. Sì, praticamente. Thank you.
Ragazzi, avete sentito? Che cavolo succede? Merda, quei dannati tentacoli si stanno incastrando negli ingranaggi. Ci abbordano! No, merda, dobbiamo tenere questo ponte! A sinistra, arrivano! Oh, merda! Larve in arrivo! Problema qui! Ce n'è un mucchio qui, aiutami! Oh no, altre larve! La larva morta! Mi sto strazzando! Merda! Altre larve in arrivo! Lato destro, arrivano! Stanno entrando a sinistra! Ci circondano! Finita, sono certo che ne vedremo altri. E allora costruiamo altre difese. Rendiamogli le cose più subottimali possibili. Wow, se continui a parlare così, Jin potrebbe farti il secondo tenente. Davvero? Preferirei morire in un incendio. Per come vanno le cose, il tuo desiderio potrebbe essere esaudito. Ci sono i droni! Granata! Grazie. Così!
sinistra! Drone a terra! Attenti a quei droni là dietro, hanno archi torche! Abbiamo stuzzicato un bel respiro. No, l'abbiamo stuzzicato, usato come pallone e poi come cappello. Ne arrivano ancora. Dobbiamo fortificare il ponte. Eccellente. E ci stiamo fermando. Del, che succede? Ah, merda, quei dannati tentacoli hanno surriscaldato il motore. Arrivano per un altro round. Bene, sapete che fare. Merda, sulla destra. Pronto!
pensavo! L'arma morta! Ancora molto. Dobbiamo far muovere questo coso. Riattiviamolo. Aspetta, non funzionerà. Quei tentacoli hanno surriscaldato il motore. Senza raffreddamento non andiamo da nessuna parte. Fantastico. E ora? Troviamo la sala macchine. Bene. Ok, attiviamo il sistema di raffreddamento. Tiro a indovinare. Parli delle grosse ruote sul muro? Vedo che tutti quei corsi di ingegneria meccanica sono serviti. Ehi, va all'altra valvola! Ecco. Speriamo che funzioni. Lasciamo lavorare il refrigerante. Bene, ci muoviamo ancora. Oh, avete sentito? Sembra che non sia ancora finita. Forza! Oh, merda! Ci sono dei Bowser! Non lo so, ma non mi è piaciuto. Via! Merda, merda, ci schianteremo! Prova il freno d'emergenza! Dove? Dall'altra parte della piattaforma! Ah.
piattaforma accelera! Abbiamo tempo! Non abbiamo più tempo! Porca merda, levati di mezzo, cazzo! Vedo il freno! Se questa cosa non rallenta, moriremo! Stiamo per morire, vero? Sì, moriremo di sicuro. Tenetevi forte! I freni funzionano. Funzionano ancora, dopo tutto questo. È incredibile. Ok. Ragazzi, è andata. Figlio di puttana! Ok, tutto a posto? Incredibilmente sì. Abbastanza bene. Troviamo mio padre. Ah, quegli snatcher venivano qui. Scopriamo il perché. 15 OG estraevano osmio qui. Sembra una cosa grossa. Sì, le baionette dei Lancer erano ricoperte di osmio, finché la miniera non si è esaurita. Ragazzi, andiamo da qui. Le vecchie miniere sfruttano l'energia geotermica. Finché c'è un pianeta, c'è corrente. Eccellente. Quante armi? Oh, merda. Hanno scaricato i cadaveri delle locuste e le loro armi. Che orrore. Che orrore. Sì, muoviamoci. Perché gli snatcher portano le loro prede fin qua giù? Secondo me tornano nel loro alveare. Il che significa che qui sotto ci aspetta un bel casino. Visto? Laggiù! Deve essere l'alveare. Ci sono anche altri snatcher. Se Marcus è da qualche parte... è là dentro. Concordo. Andiamo dall'altra parte. Guardate. Un bozzolo di locusta. Ed è ancora intatto. Quindi sappiamo una cosa. Le locuste non sono sciame. Dicono che un bozzolo di locusta sia indistruttibile. Mettiamola così. Se li colpisci con un diamante, è il diamante a rompersi. Lo so, ricordi i cristalli che ho preso a quel mostro? Sono simili. Sta succedendo qualcosa di strano qui. Thank you.
State attenti. Abbiamo compagnia. Finiti! Altri bozzoli di locuste. Fantastico. Siamo sicuramente nel posto giusto. Ragazzi, là ci sono frammenti di cristalli. Dovremmo controllare. Sì, per assicurarci che non sia un... Avete capito? Granata!
bisogno di aiuto, presto! Ci penso io! Merci. Ok, abbiamo finito. Va bene. Ok. Andiamo in quel tunnel. Per tutto questo tempo le locuste non erano morte. Erano in metamorfosi nei bozzoli. Come delle farfalle malvagie? Fammi sapere se ti viene in mente una spiegazione migliore. Occhio, ce n'è un altro. Una larva. Le larve sono locuste? Non credo. Hai visto i bozzoli? Sono in parte umani. Ok, facciamo attenzione qui. Ci è finito qua sotto. Forse è un predatore delle terre estreme. Beh, almeno ne hai eliminato un paio. Anche più di un paio. Ok, forse abbiamo un problema. Penso positivo, ogni larva uccisa ora è un drone in meno per dopo. Sai una cosa? Bel punto di vista. Eccellente.
altre armi. Facciamo rifornimento. Attenti, abbiamo compagnia! Cecchino! Ah, Cecchini, al riparo! Riposati! Libera! Ah, bene, munizioni. Ho sempre voluto guidare. Tubo libero! Me ne occupo io! La buona notizia è che sono morti. La cattiva è che ho distrutto il... Pensavo, come cavolo faremo a tornare su con il trasporto minerale in quelle condizioni? Perché? Perché sta andando a fuoco? Non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Andiamo. Sì, la radio di papà. Ci stiamo avvicinando alla sua posizione. Ehi, ragazzi, la vedo! Ok, cercate mio padre nei bozzoli, in quelli più nuovi. Andiamo! Snatcher! Ok, è il momento di fuoco che sarà venuto. Spara! Attenti agli aculei! Ah!
In quale bozza lo dobbiamo cercare, Marcus? Non lo so, iniziate a cercare. Sembrano abbastanza vecchi. Dobbiamo trovarne uno recente. Dale, Kate, da questa parte! Quel bozzolo è nuovo. Oddio. Papà. Andiamo, svegliati, papà! Dannazione. Andiamo. Forza, dai! Coraggio! Rispondimi. Respira, cazzo. Dai, alzati! JD. Dannazione. Dai, smetti. Devi alzarti! JD. Forza, papà! Alzati! Ora basta! Devi lasciarlo andare. No! Se n'è andato. Togliamo l'armatura! Va tutto bene, papà. Va tutto bene. Quanto puzzi. James, in quel bozzolo io ero nella loro rete. Rete? Quale rete? Questa. Questo dannatissimo alveare. È tutto connesso. Tutta la gente che hanno imbozzolato. Potevo sentirla. Le locuste non sono mai morte, James. Sì, l'avevamo capito. Kate. Tua madre. Mia madre che cosa? Lei è viva, ma non ha ricevuto lo stesso trattamento. Niente bozzolo. Ora dov'è? Un altro cimitero di vermi. Non è lontano. Portamici! Aspetta! La gente del tuo villaggio. Ho sentito anche loro. Ma solo per poco. Non ce l'hanno fatta. Oh, dannazione. Oscar. Kate, davvero. Piangere gli amici morti non salverà mia madre. Va bene. Qual è il piano per tornare di sopra? Non credo che ti piacerà.